Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento dedicato ai trucchi. Questa settimana, anzi queste due settimane, ho raccolto tutti i trucchi che ho condiviso sui social, Instagram e TikTok. Vi ricordo che condivido questi trucchi sempre lì, quindi se volete seguitemi, e li ho messi tutti insieme in questo video. Non sono solo trucchi iPhone questa volta, ma anche Instagram, WhatsApp, Android. Dunque, buona visione. Ecco un trucco di Google da conoscere assolutamente. Aprite l'app Google, cliccate su questa icona accanto al microfono e adesso andate su testo. Scattate una foto, cliccate seleziona testo e in automatico Google prenderà tutto il testo che potete copiare con questo tasto e incollare dove volete oppure addirittura ascoltare. Punti di messa a fuoco automatica, tutte le fotocamere moderne hanno... Addirittura se volete potete tradurre il testo scegliendo la lingua sorgente, in questo caso italiano, e quella in cui tradurre. Trucchi per iPhone che miglioreranno la tua scrittura. Per spostarti rapidamente tra le parole, tieni premuto la barra spaziatrice e potrai andare dove vuoi velocemente. Per selezionare una parola, premi due volte su di essa. Per selezionare un'intera frase, premi tre volte su una parola. Per selezionare un intero paragrafo, premi quattro volte. Con questi trucchi risparmierete davvero tanta batteria con il vostro iPhone. Andate nelle impostazioni generali, aggiorna app in background. Qui potete scegliere quale applicazione non eseguire o meglio ancora, impedite a tutte di essere aggiornate. Andate su accessibilità, effetti schermo, riduci movimento, disattivate questi due. Andate adesso su privacy, servizi di localizzazione, scorrete fino a servizi di sistema e disattivate. Andate su Siri ricerca. Ecco un trucco per WhatsApp per proteggere le vostre chat impedendo ad altri di accedere. Andate nelle impostazioni di WhatsApp, poi account, privacy, blocco schermo. Adesso abilitate richiedi il Face ID. In questo modo quando vorrete aprire WhatsApp vi verrà sempre chiesto di inserire il Face ID per accedere alle chat. Lo stesso trucco funziona anche su Android con gli smartphone supportati. Trucchi per fotocamera e album foto da conoscere assolutamente per il vostro iPhone. Quando siete in un album fotografico e volete salire velocemente al top, premete qui. Quando volete scendere subito giù, premete qui. Inoltre, tenendo premuto sulle foto, le potrete spostare dove volete. Nella fotocamera invece, con uno swipe verso l'alto, abiliterete le opzioni. Per cambiare le varie modalità, basta uno swipe a sinistra o a destra. Trucco per iPhone che vi tornerà molto utile. Andate nelle impostazioni del vostro iPhone, poi centro di controllo, aggiungete il riconoscimento dei brani. Adesso dal centro di controllo ci sarà una nuova icona. Adesso potete usare questa funzione per riconoscere una canzone in qualsiasi video o storia Instagram, TikTok ad esempio, guardate. Canzone riconosciuta, molto utile quando non sapete la colonna sonora magari di qualche film. Due trucchi per iPhone per chi ama la musica. Il primo trucco riguarda l'iPhone e le AirPods. Andate nelle impostazioni, accessibilità, contenuti audiovisivi, regolazioni auricolari, estensione vocale, marcata. Adesso il volume delle vostre AirPods sarà molto più alto. Provate anche questo, postazioni, musica, EQ, notte fonda. Adesso il volume delle casse del vostro iPhone sarà molto più alto, sia per la musica, sia per quando producete dei video. Trucco per iPhone per proteggere le foto con una password. Aprite l'app Note e cliccate sulla fotocamera e poi scegli foto video. Selezionate le foto che volete proteggere e poi aggiungi dei tre pallini, proteggi. Adesso la vostra nota sarà protetta. Adesso dall'album delle foto potete anche cancellare le vostre foto. Purtroppo dall'app foto non potete creare album per proteggere le foto, quindi questo al momento è l'unico modo senza usare delle app. Trucco per Instagram da conoscere assolutamente. Quando ricevete delle foto e volete fare uno screen, non fate così, altrimenti la persona dall'altra parte riceverà una notifica di screenshot. Per fare uno screenshot senza essere visti, aprite la foto, premete sull'icona della fotocamera, ingrandite la fotografia, premete qui. Adesso potete effettuare lo screenshot. Fatto, adesso nessuna notifica arriverà al vostro contatto. Trucco WhatsApp molto utile. Vai sul Play Store e scarica questa app. Apri WhatsApp e vai su un messaggio vocale che ancora non hai ascoltato. Seleziona il messaggio, premi il tasto condividi e poi riproduci in incognito. Adesso potrai ascoltare il messaggio, velocizzarlo e addirittura trascriverlo. E il tutto senza far comparire la spunta blu. Come vedere i messaggi cancellati su WhatsApp.
scarica questa applicazione dal Play Store. Adesso cancelliamo dei messaggi, immagini, vocali, testo, quello che volete. Ecco, sono veramente cancellati. Ma non preoccuparti, perché per vederli basta aprire l'applicazione che hai scaricato e tutti i messaggi saranno riportati. Davvero niente male. Trucco per iPhone che vi cambierà la vita quando dovete scattare i selfie. Vai nelle impostazioni. Accessibilità, controllo vocale, personalizza comandi, crea nuovo comando. Adesso inserisci la frase. Adesso vai su azione, esegui gesto personalizzato e clicca semplicemente all'altezza. Salva, torna indietro, applicazione, scegli fotocamera. E adesso attiva controllo vocale. Molto utile per i selfie. Scatta! Il menu segreto di iPhone che non tutti conoscono. Premendo con tre dita sul vostro iPhone comparirà questo speciale menu. Questa icona annulla l'ultima azione. Questa invece ripetere l'ultima operazione. Questa serve per tagliare. Questa per incollare. E questa per copiare.